Eccoci qua, questo è l'ingresso del tempio di Edfu ad Aswan. C'è mio amico Vincenzo che riprende, ciao. Insieme a me. Guarda che meraviglia. Ma dove l'hai lasciata, nella stanza? Avanti. Sì, abbiamo nel gruppo una ragazza che aspira ad essere la nuova faraona d'Egitto. Cioè, guardate che imponenza, ragazzi. Cioè, geroglifici proprio, magari non nella facciata del tempio. Meraviglioso, direi. Ragazzi, dobbiamo andare da Mohammed. Entriamo, ragazzi, questa è solo la porta. No, lo incontreremo perché starà facendo il nostro stesso tour. Guarda che meraviglia. Ragazzi, guardate i cardini della porta. Questo è il prezzo. Cioè, mo, questi egizi avevano più manie di grandezza di te. Sei proprio quattro colonne. Perché tu l'avresti fatte più grandi? Ovvio. Più imponenti, più scolpite. Scelto. Ti avremmo attaccato qualche figo d'India siciliano, qualche testa di moro. Scelto, effettivamente. Oh, vabbè. Ragazzi, qui sarà un po' più buio perché rappresenta il tramonto, perché ogni tempio all'ingresso c'ha... rappresentano l'alba quando entri e il tramonto quando esci, cioè la fine della vita in pratica. Infatti qua è tutto più scuro, tutto più buio, tutto più stretto, perché andiamo alla fine della vita, no? Tutto mezza con questi egizi, una fantasia, questi egizi proprio meravigliosi, meravigliosi.